Amati discepoli, ma soprattutto amatissime pecorelle, bentornati. Sono sempre io, Don Alemanno, il vostro parroco di quartiere. Sì, sono in una location diversa dal solito, non mi trovo nel mio ufficio, sono in soggiorno. Perché, direte voi? Presto detto, non sono cazzi vostri. Oggi voglio parlarvi di Twitch. Conoscete Twitch? Avete dimestichezza con la materia? Ora non voglio fare la solita pseudo-gag dicendovi di andare a cercarvelo, quindi spendiamo due paroline per spiegare che cos'è Twitch per chi non lo sapesse. Allora, la piattaforma di Amazon, quindi Jeff Bezos, quindi soldi, è una piattaforma simile a YouTube ma che si differenzia dal tubo per tutta una serie di caratteristiche, alcune identitarie. La più importante in assoluto è il fatto che su Twitch vengono valorizzate ad altissimi livelli le cosiddette live, quindi le dirette in streaming, al punto tale che coloro che utilizzano attivamente la piattaforma non vengono chiamati Twitch normalmente, non sono negli Stati Uniti, ma sicuramente non in Italia, vengono chiamati invece streamer. Quindi capite bene l'importanza della cosa. Non che su YouTube non si possano fare le dirette, si possono fare da tanto tempo, però non è mai stato il core di YouTube. Su YouTube normalmente si trovano video che vengono registrati in precedenza, editati e pubblicati. Poi ci sono anche canali come quello di Mattioschi, ad esempio, che utilizza costantemente le dirette e poi ricarica i video, però su YouTube normalmente si tratta di video editati, mentre invece Twitch, per l'appunto, è la patria dello streaming. Ora, perché vi voglio parlare di Twitch? Perché ci sono delle cose che sono accadute sulla piattaforma di Amazon di recente che mi hanno lasciato discretamente perplesso. Anzi, utilizzare questo termine è improprio. Perplesso è un eufemismo. Molto spesso disgustato. Sapete che io non sono uno solito all'indignazione. È molto difficile che qualcosa mi indigni. Infatti certe cose non mi hanno indignato. Mi hanno fatto pensare che si stesse deragliando e non di poco. Andiamo un po' più nel dettaglio. Allora, sapete che cos'è una IRL? La IRL è quella diretta che viene fatta per strada. Quindi lo streamer ha un'apparecchiatura diversa da... non ha un PC davanti, ma ha un arsenale che gli consente di andare in giro e trasmettere, per l'appunto streamare, mentre va a passeggio, mentre è seduto al tavolo di un ristorante o sta in un locale, insomma, in varie situazioni, ok? Questo cosa significa? Significa che ciò che accade non è totalmente sotto il controllo dello streamer, ovviamente, perché basta uno che si piazzi dietro la telecamera, dietro di te, mentre tu sei inquadrato e spari la N-word o qualunque altra cosa che in qualche modo possa far bannare lo stesso streamer in quel momento, o basta anche semplicemente che ci sia una situazione di pericolo, una situazione dove lo streamer in pericolo o qualcuno che viene inquadrato fa qualcosa ai limiti della legalità. L'imprevedibilità di una IRL è abbastanza ovvia, ma la cosa peggiore di tutte è il fatto che gli stessi streamer che fanno IRL, non tutti, però alcuni anche che hanno una certa rilevanza sulla piattaforma, si trovino coinvolti in delle situazioni che sono totalmente dipese dal loro comportamento, da quello che loro fanno, da quello che loro dicono. Il caso più eclatante, per esempio, o perlomeno uno dei casi eclatanti di non tanto tempo fa, fu quello del Gabbrone, uno streamer piuttosto giovane, che all'interno di un locale, se non sbaglio a Milano, disturbava i presenti sia per le robe che diceva lui, ma anche perché la chat di Twitch consente tutta una serie di funzionalità che in qualche modo sono quasi pensate apposta per quello scopo lì, cioè per rompere i coglioni all'ambiente circostante. Vi faccio un esempio. Parte un messaggio che viene letto automaticamente da una sorta di... avete presente la voce, quella delle stazioni dei treni? Quella di Trenitalia. Ecco, quella lì.
proprio quella voce legge i messaggi, tu fai una donazione allo streamer, scrivi un messaggio e quel messaggio viene letto. Ci puoi mettere qualunque cosa, ci puoi mettere bestemmie, insulti a quelli dei tavoli vicini perché magari vuoi fargli del body shaming, puoi mandare degli orgasmi, puoi qualunque cosa. Ora, ribadisco, sapete come sono fatto ormai? Che cazzo vuoi che me ne freghi a me degli insulti che arrivano dallo streamer o della bestemmia o quant'altro? Non mi interessa nulla. Se fossi io lì seduto al tavolino, vabbè, sti cazzi. Il problema è che non siamo tutti uguali e di conseguenza è anche normale che ci sia chi ha tutto il diritto di lamentarsi, di voler mangiare in pace senza che gli vengano rotti i coglioni. Ecco, questa cosa succede. Succede proprio che gli streamer si impegnino per cagare il cazzo e poi dopo si lamentano, cercando appunto di creare contenuti per la propria fanbase, nel momento in cui giustamente i proprietari dei locali vanno lì e dicono: hai rotto i coglioni, vattene, levati dalle palle. E la scusante è sempre: io sto lavorando, no, ma non sono io, ma loro mandano i messaggi, ma io gliel'ho detto. In realtà il controllo del comportamento della chat è vero che non è mai possibile attivarlo in maniera precisa, in maniera costante, in maniera attenta e minuziosa, però è anche in buona parte il risultato del comportamento che ha il protagonista, il diretto interessato. Se tu educhi la tua fanbase a un certo tipo di comportamento è molto più facile che cadano quelle cose. Poi, ovvio, non sto dicendo che uno possa andare da ogni suo abbonato a insegnargli l'educazione o insegnargli come si sta al mondo, però sicuramente l'andazzo dipende molto da quello che è il tenore generale del canale. Questo mi pare abbastanza evidente. Io stesso sono stato vittima a volte magari di comportamenti assunti da alcuni miei seguaci, diciamo così, alcuni dei miei lettori, e magari a seguito di un post dove io criticavo Adinolfi andavano a cagare il cazzo ad Adinolfi nella sua pagina, cosa che io assolutamente non farei mai. Io dico le mie cose a casa mia, se vuoi venire a ribattere vieni o ribatti sul tuo canale, ma non farei mai questa roba di andare a casa degli altri a rompere le palle. E non lo faccio io, non vedo perché lo debba fare la mia fanbase. E non è semplice, a volte è proprio impossibile riuscire ad arginare totalmente questo fenomeno, ma se tu concretamente tendi a istigare, è ovvio che non solo non lo argini, anzi lo inasprisci, peggiori la situazione. Ed è quello che succedeva, perché la chat, come nel caso ad esempio del Gabbrone, reagiva in quel modo anche perché l'andazzo generale era quello, il tono era quello. Il Gabbrone poi ha più o meno smesso di fare quelle robe lì e si è dedicato a un'altra cagata che è il gioco online, inteso proprio come, non so, adesso non, di preciso non ricordo se è poker, slot machine, comunque quello che noi consideriamo e inscriviamo all'interno della categoria del gioco d'azzardo, ok, fatto online. Poi si è parlato anche di aziende che si occupano di quel tipo di attività, che dietro le quinte danno tipo dei crediti agli streamer affinché con quei crediti giochino, ok, in quella determinata piattaforma. Insomma, c'è un mondo dietro. Non so se questa cosa qua di preciso la faccia anche il Gabbrone, ma comunque è una cosa che viene fatta. Gioca d'azzardo ad esempio il Joker, che è il fratello di Ciccio Gamer, lui ugualmente gioca d'azzardo. Tutta questa roba fatta in diretta streaming con dei ragazzini che guardano, soprattutto alla luce del fatto che il gioco d'azzardo è comunque fonte di numerosi problemi di natura anche patologica. Spero di non dovervi spiegare che cos'è la ludopatia. Ecco, ritengo questa scelta di Twitch non solo di accettare certi contenuti nel canale, ma addirittura di favorirli mettendo continuamente in home i canali che si occupano di queste cose, ecco, non
non so, io questa roba la reputo una roba di uno schifo che non capisco perché ancora non abbia avuto delle conseguenze serie, ma veramente, veramente serie, come direbbe Kal-El, veramente, veramente serie. Non lo so, non lo so. Mi faccio delle domande, non ho delle risposte se non Bezos, soldi. C'è altra spiegazione, ovviamente non è una scelta etica. Che cazzo c'è di etico in questa roba? Ragazzini che guardano gente che gioca d'azzardo online, o gente che disturba all'interno di un ristorante, o risse come Elia che picchia, Elia 17 che picchia Social Boom, lo bullizza, lo obbliga a buttarsi in piscina con i ragazzini che seguono. Sì, poi puoi anche bannare un contenuto per un periodo di tempo, ma poi lo fai tornare. Però nel mentre, cosa fai? Banni per durata o imperitura uno come Sdrumox, Daniele, uno streamer, è un ragazzo che non hanno nulla a che vedere con un Elia 17 o altri personaggi di questo tipo, e vengono bannati per delle puttanate, e sembra che per avere il perdono da parte di Twitch debbano, non so che cosa, venire crocifissi, non possono apparire neppure nelle live degli amici, perché altrimenti bannano anche il canale degli amici. Voi immaginatevi, uno come Marco Merrino che vive, il suo coinquilino con cui faceva Twitch, non può più comparire nelle live. Cioè, quindi Daniele non può entrare neppure nella stanza per prendere una roba se Marco sta streamando in quel momento. Che cazzo stiamo parlando? Ecco, io vi ho portato questi due o tre esempi, ma ovviamente ce ne sarebbero pure altri da analizzare. Era un po' per individuare delle macro categorie, per capire cosa succede in quel mondo lì. Il mio modo di usufruire di Twitch è da spettatore, nonostante poi conosca diversi streamer anche personalmente, quindi ho un feedback che riguarda quella piattaforma che ovviamente è anche condizionato dai racconti di chi ne fa parte, di chi c'è all'interno, di chi ha dei canali attivi. Io sono fondamentalmente passivo su Twitch. Io sono passivo! Ora, questo cosa significa? Che Twitch è tutta merda di questo tipo? Assolutamente no. Anzi, il paradosso sta proprio nel fatto che alcuni di questi che ho nominato in realtà hanno dimostrato spesso e volentieri, in altre occasioni, di essere capaci di intrattenere il pubblico in un modo totalmente diverso. Per esempio, Joker fa dell'ottimo gaming, il Gabrone l'ho visto creare anche dei contenuti alternativi che sono validi e stare tranquillo, civile davanti alla telecamera, il che non significa che uno non si possa infervorare o non possa fare un po' di show. Certo che sì. Un'altra cosa però è superare quei limiti di cui sopra. C'è il caso per esempio di Ercole, uno streamer che fu criticato spesso per i suoi modi rudi, sembrava cercasse la rissa e tutte queste robe qua, ma poi adesso è completamente cambiato. Ha ascoltato le critiche, evidentemente anche le sue vicissitudini personali lo hanno portato pian piano a cambiare atteggiamento, e adesso fa anche dei contenuti che sono assolutamente validi, perlomeno dal mio punto di vista. Il problema è quando ti trovi quello lì, Elia, che colpisce uno in diretta con il pubblico di ragazzini. E non ci sono ripercussioni, c'è qualche ban ogni tanto, ma poi gente che torna, ripeto. Gente che torna in una piattaforma dove il pubblico è fatto soprattutto di ragazzini. Lasciamo stare i discorsi da boomer, non sto dicendo ai miei tempi, no. Però dall'alto dei miei 41 anni vedo ovviamente quelli che sono gli effetti su un pubblico giovane di certe dinamiche. Sono messaggi che non devono passare. Il bullismo, la violenza, proprio l'umiliazione di un altro essere umano, indipendentemente dal fatto che fosse
social boom di cui per svariate ragioni penso anche il peggio possibile, ma non è sdoganabile una roba del genere, è una roba gravissima. Però loro stessi, questi personaggi, in altri frangenti dimostrano comunque di essere dei validi intrattenitori. C'è qualcosa che non quadra. Perché sono spinti sempre di più a fare certe cose, a utilizzare quei contenuti? Perché ovviamente la piattaforma spinge quello che funziona, e siccome quella roba, per motivi abbastanza ovvi, funziona, tu ti trovi in home gente che fa cagate di questo tipo, gente che gioca d'azzardo, contenuti di merda, ma non è tutta merda. Mi viene in mente, non so, un grande canale come quello di Omniatol, o il Masseo, o Dario Moccia, e poi diverse realtà che sono collegate al Cerbero Podcast, la lore del Cerbero. Tutti quei personaggi come, non so, David Rubino o Ivan Grieco, che hanno ora dei canali propri gestiti bene, contenuti interessanti. Chi vuole vedere il gaming di Rubino o magari il quattro chiacchiere di Rubino lo può fare, o può seguire Ivan Grieco per l'attualità, la politica. In realtà che si sono create attorno al Cerbero Podcast, che in assoluto è il canale che io seguo maggiormente, perché secondo me il Cerbero è una realtà necessaria, perché è emblematica di un modo di utilizzare la propria creatività e la propria capacità di intrattenere che secondo me fa bene allo spettatore giovane. Cioè tu vedi che ci sono questi tre amici che hanno deciso a un certo punto di fare un podcast, poi hanno deciso di vivere assieme per poter fare il podcast più agevolmente, e sono delle saghe. Poi a un certo punto, quando ovviamente anche le vite private si dividono per vari motivi, ovviamente uno cresce, e si prende una sede apposita per trasmettere da lì. Insomma, sono tante cose che dicono a chi fa parte della fanbase e chi è molto fidelizzato e segue assiduamente quei contenuti, dice: si può fare, si può creare qualcosa da zero col proprio know-how, perché comunque tutti erano creatori di contenuti su YouTube e quindi diciamo non erano vergini di telecamera, però si può fare. Ed è un bellissimo messaggio questo. Poi il Cerbero ha sbagliato diverse volte, io non mi sono trovato sempre d'accordo col Cerbero, poi il Cerbero è relativo perché dipende, uno sono in tre, magari hanno idee diverse riguardo la stessa questione, ma magari sull'utilizzo di una certa goliardia che a volte ha avuto certe ripercussioni, sono cose che sono successe, ma il Cerbero ha saputo chiedere scusa. Quindi per questo io dico che secondo me è un bell'esempio di coesione. Ci sono tanti fattori: la coesione, un po' la divisione dei compiti, il fatto che ci sia un'evoluzione del format, ma anche una palese crescita personale da parte dei tre membri. Sono tanti elementi che secondo me fanno bene all'ambiente internet. Secondo me sono emblematici. E come dire, bisogna sempre fare il ragionamento sui piatti della bilancia. Realtà come quelle che vi ho appena nominato controbilanciano la situazione derivante da invece l'immondizia di cui abbiamo parlato prima? Boh, non lo so. Non so la risposta, so soltanto che ciò che dovrebbe fare la piattaforma è intervenire affinché alcuni contenuti di intrattenimento sano, a volte anche di divulgazione o comunque di informazione, mettiamola così, vengano spinti. Cioè sono quelli che devono essere spinti
e non il gioco d'azzardo che io mi trovo sempre nella home. Questa è un'anomalia inaccettabile. Non ho tanto altro da dire sulla faccenda, volevo giusto dare un'infarinatura, spero magari il video vi abbia incuriosito, così andate anche voi a cercarvi il canale che più vi piace. Se siete curiosi, fatevi un giro e vedete se c'è qualcosa che vi interessa, laddove foste totalmente all'asciutto per quanto riguarda il mondo così delle dirette streaming. Ci sentiamo presto, mi raccomando, parlate dell'esistenza del canale di Don Alemanno, perché c'è molto 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 bisogno di Dio. Che la pace sia con tutti voi e con il vostro spirito.